un finanziamento da oltre 10 milioni di euro per far rivivere Piazza Augusto Imperatore dopo anni di attesa. Il via libera della Giunta alla variazione di bilancio stanzia in tutto 80 milioni di euro per interventi e servizi, più illuminazione pubblica, manutenzione stradale, raccolta differenziata, mobilità e sociale. Pronto nel 2020 il corridoio Eur-Tor de Cenci. Dopo 10 anni riaprono i cantieri per le nuove linee Filobus. Partono anche i lavori per il corridoio mobilità Laurentina-Torpagnotta, che sarà inaugurato a fine 2018. Nuovo look per il lungomare Duca degli Abruzzi di Ostia, un progetto da 250.000 euro che prevede interventi sulle aiuole lungo la pista ciclabile, sulla vegetazione e sui pali in acciaio, dove torneranno le vele. Verranno riqualificati i giardini storici del 1930 del lungomare Duilio e i giardini sul lungomare Lutazio Catulo, riattivati i pozzi che un tempo alimentavano l'irrigazione. Nuovo arredo anche per la rotonda di arrivo dalla Cristoforo Colombo. Roma avrà 12.000 alberi in più e 2 nuovi boschi urbani che nasceranno a Centocelle e Tor Sapienza. È il primo passo di un grande progetto di forestazione urbana che vedrà la partecipazione attiva di cittadini e associazioni. Una parte di alberi sarà destinata inoltre ai municipi ottavo e decimo per rimboscare le aree di Garbatella e di Ostia. L'appuntamento è per domenica 19 novembre. Sarà una festa aperta a tutti e per tutti.